Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Scarlatto. Quest'oggi andremo ad affrontare e scoprire chi è Cassiopea. Quindi mi raccomando, un bel pollice in su, quindi un bel like, iscrizione al canale, campanella attiva. Detto ciò, innanzitutto dobbiamo capire dov'è. Ah, è a Misapoli, davanti all'Accademia? Ma? Ok. Beh, allora posso volare. Allora, chi sarà Cassiopea? Ci manca solo che Penny. Ma non credo, anche perché Cassiopea mi mandava Penny per i materiali, che senso avrebbe? Che mandava a se stessa? Allora, vediamo un po' chi è. Più che altro spero che a questo punto il livello sia lo stesso, perché se è nettamente più alto è meno difficile. Ma che? Allora, qua c'è Garuf. Ok. E là, Joy Fabri. Garuf? Esatto, sono Garuf. Anzi, credo sia giunto il momento di chiudere questa farsa. Tieniti pronto perché sto per rivelarti la mia vera identità. Chissà chi è. Oh no, il preside, non l'avrei mai detto. Le porgo le mie scuse per aver occultato la mia persona per tutto questo tempo. La verità è che Garuf altri non è che il preside dell'Accademia Arancia, ossia me medesimo, Clavel. Lo sapevo già. Cosa? Sono scioccato, ero convinto fosse un travestimento impeccabile. Ad ogni modo, questa non è l'unica rivelazione che le devo fare. La verità è che l'arcicapo del T-Star sono sempre io. Ma? Le assicuro che è così. Non ci credo. Questo non ci credo. Insomma, in qualche modo ho fatto sì che lei ci cascasse. Già, proprio così, mi creda. Ebbene, ha di fronte a lei l'arcicapo. È il momento di dare il via al duello finale. No, non me l'aspettavo che fosse lui. Oranguru. No, non ho cambiato i Pokémon. Che livello sono? Ok. Livello 60. Parapapà, vediamo se facciamo un po' di danno. Ok. Va bene, se resiste sarebbe meglio. Allora, io provo a riutilizzarlo. Dimmi che lo one shotti per favore, bravo. Ok, fuori uno. Però non capisco. Ok. Oranguru. Sono a livello 60, cavolo, devo stare attento qua. Nel mentre slingo Gyarados. Lui, così uso scarica. E tutto sta diminuendo, non ha più nulla tra un po'. Ecco qua, scarica, dimmi che attacchi per primo. Bravissimo. Bravo Paumot, stai facendo il tuo. No, questo mi sa che ci one shot. Immaginavo. Però va bene, dai. Paumot ci ha aiutato tantissimo. Allora, c'ho qualcuno di super efficace? Manco uno ne ho super efficace, ma seriamente. No, Nevolino lo devo tenere sempre in fondo, perché non si sa mai. Nevolino è la nostra arma segreta. Allora, metto lui perché almeno è resistente. Ok. Ma dai! Allora facciamo una cosa sensata nel mentre. Rivitalizzo Paumot. Va bene, finché resiste va bene. Ok. Così, ora faccio così. Pozione massima. Comunque, raga, veramente sfido anche voi a scrivere nei commenti quanti di voi si aspettavano che Cassiopea, ovvero l'arcicapo, fosse il preside. E questo non me l'aspettavo. Allora, amico, mi stai cominciando a dare fastidio. Ancora, sempre la stessa abilità usa. Hai finito? Grazie. E fuori due. Abo, ma Snow, quindi devo usare Talonflame, se non sbaglio. Se è il Pokémon che dico io. Però ha Snow nel nome, quindi
Vabbè, usiamo il fuocherello. Vediamo chi è. Sì, ok. In teoria dovremmo essere super efficaci. Allora. Tutto super efficace su di lui. 50, 60, 50. Madonna, ma fa veramente pochi danni così da un flame. Devo cominciare ad aumentare un po'. Cioè, o meglio, o gli metto io qualche MT. Allora, usiamo questo che almeno prendiamo velocità. Ok. Dobbiamo stare attenti. No, no, questo ce l'ho one shot. Vai. Mi sa che devo usare il reiterizzante massimo su di lui. Perché tra un flame ci sarà utilissimo. Va bene, va bene, va bene. Allora, sperando che qua cavo l'attacchi per primo. Visto che ha così pochi HP. Anzi no, devo sacrificarti qua, Caval. Ho in mente un'idea. Vai. Così, mi atterra qua, Caval. Io poi con Paumot revitalizzo qua, Caval. Ma che razza di abilità era sta roba? Ok. Ancora meglio se subisce contraccolpo. Vai. Allora, carissimo, fammi prendere un po' di velocità. Ok. E ne ha ancora 3 o 2? Non ho visto. Vediamo un po'. Nel mentre ne voglio senza fare niente, sali di livello. Houndoom. No, proprio ora che. Ora mi serviva proprio qua, Caval. Allora. Sligo forse però può fare il suo. Vediamo un po'. Però non mi dice quanti Pokémon ha lui. Non me li fa vedere. Vediamo un po'. Allora, dovrebbe essere super efficace infatti. Ah, ne ha 6. Ok, bravo. Super efficace. Però Sligo è che è piccolino ancora. Ma guarda te che mi deve fare... Mamma mia. Ai ai. Già era piccolino e più mi fa super efficace. Allora, Paumot. Ok, se no Paumot. Allora, Paumot. Quella che fa più danno qual è già? 80 e 120 questa. Bravo, Paumot. Bravissimo, Paumot. Ma non l'ho atterrato? Ah, ok, infatti dicevo. Paumot sta salendo a dismisura. Doppio lampo. Vediamo che cosa fa. Perché io ho scarica che fa 80. Doppio... Ma do 120. Il Pokémon libera tutta la sua potenza elettrica per infliggere gravi danni al bersaglio, ma come conseguenza perde il tipo elettro. Non importa, fa 120. Va bene così. Ok. Polteai. Non so chi sia. Vai, la rischio con Paumot. Questo è il penultimo se non sbaglio. Ma cos'è, una tazzina da caffè? Vai, prendiamo subito doppio lampo e vediamo com'è. Molto interessante. Ragazzina, perché mi sta passando. Ma? Ok. Va bene, Paumot, hai fatto il tuo. Sei stato bravissimo. Allora, palla ombra. Ma noi abbiamo Talonflame che dovremmo essere più veloci, in teoria. Allora, se lui teracristallizza l'ultimo, mi sa che siamo fregati. Ecco, io ho sbagliato, volevo usare introcarico e ho usato l'altro. Ok. Va bene. Chi ha come ultimo? Muscarada. Allora, cambia. Ha un tre il momento di mostrare le tue abilità.
Da notare che stiamo giocando senza Nuvolino, eh. Per il momento, Nuvolino deve essere l'arma segreta. L'eminente Cassiopea con le spalle al muro? Impensabile. Vai, vai. Allora. Dov'è? Dimmi che attacca prima... No, 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 della cristallizzazione, no. Cavolo. Questa non ci voleva. Di che tipo? Ok, quindi devo usare Talonflame. Dimmi che resisti, per favore. Dimmi che... Ma vai, bravissimo. Dimmi che l'attacchi però anche. Bravo, bravo Hunter. Bravissimo. Non importa, hai fatto il tuo. Allora, quanto gli toglie? Ok. Allora, voglio provare una cosa. È un rischio, ma la voglio provare. Perché ha pochi HP. Però se riesco a teracristallizzarlo così, quale togli di più? 40, questo? 5, mamma mia. Talon, c'è bisogno di aumentare un po' i danni che facciamo, eh. Perché Talon... Ok, dimmi che attacchi per primo, per favore. E niente, attacca prima voi. Ottimo. Però amico, dovresti anche attaccare, per favore. Bravissimo. Bravo Talon. In più c'è la maledizione di Hunter. È scottato. Ah, di tutto il Pokémon avversario. Vai. Vai, è un HP, amico. E let's go! Sei riusciti a fare tutto senza utilizzare Nuvolino. Bello con questo Pokémon. Do Nuvolino al 65, raga. La trovo più forte. Hai vinto 13.000 monetine. Neanche cosa da dirci. Mio giovane J. Fabri. Devo dire che è maturato molto durante la sua ricerca di tesori. Le devo delle scuse. Ho mentito quando le ho detto che ero Cassiopea. Ah, e quindi non è lui. Il fatto che Garof e Clavel siano la stessa persona invece è vero, può credermi. Tornando a Cassiopea, credo di avere un'idea abbastanza precisa di chi possa essere. Ed è questo il motivo per cui preferirei che voi due non lottaste. Dice che Nemi, magari? Non è giusto che sia lei a farsi carico delle sue sofferenze. Tuttavia, la determinazione di Cassiopea è incrollabile. Dubito uno studente qualunque sarebbe stato in grado di superare un simile ostacolo. Ed è proprio per questo che poco fa ci siamo sfidati. Se fossi stato io a vincere, sarei stato pronto ad assumermi la responsabilità di fermare Cassiopea. Ma così non è stato. Forse la sua profonda gentilezza è quello che serve per salvare l'arcicapo. In quanto docente... Mi vergogno della richiesta che sto per farle, ma la prego di sconfiggere l'arcicapo del Team Star. Ricevuto. I miei più sentiti ringraziamenti, conto su di lei. Cosa accidenti sta succedendo qui? Oh cielo, professoressa Tima, cosa la porta qui? Ha ben poco di cui essere sorpreso. Sono corsa qui perché mi è stato segnalato che qualcuno stava lottando a scuola. Cosa aveva intenzione di fare uno dei suoi studenti? Le ricordo che lei è il preside. Ma no, guardi, c'è un motivo molto serio dietro tutto questo. Gli unici motivi che accetterei in questo momento sono quelli di Vivillon. Vivillon? L'appuntamento con l'arcicapo è questa notte al campo sportivo, non lo dimentichi. Mio giovane G. Fabri, lascio Cassiopea nelle sue mani. Si tenga pronto a scrivere una lettera di scuse e sappia che farò rapporto all'amministratrice. No, la prego tutto, ma quello no. Quindi ancora non siamo riusciti a scoprire chi è Cassiopea. Allora, andiamo a curare la bolla di Pokémon e vediamo che cosa succede. Ok, abbiamo curato i Pokémon, mi esce però di andare qui, quindi vediamo che cosa ci aspetta. Dobbiamo parlare
con qualche professore? Andiamo? Salve, sto ancora indagando su quella fiaba, ti farò sapere, grazie. Allora, ah, però in palestra dobbiamo andare, vero? Dove vuoi andare? Andiamo un attimo in infermeria, vedere cosa ci vogliono raccontare, e poi andiamo in palestra a sto punto. Però è di notte, bisogna andare. Salve, mi dica tutto. Benvenuto in infermeria. Che bello, G. Fabri, sei tornato a trovarmi. Forse non ci crederai, ma sono finalmente riuscito a passare l'esame per insegnanti di infermieristica. Congratulazioni. Grazie. Prego. Quando ho visto quanto ti stavi impegnando nella ricerca di tesori, ho deciso che non potevo mollare. Certo, per lo più è stato comunque merito dei miei sforzi. Ma grazie a te ho capito che con l'impegno si possono raggiungere grandi risultati. Io l'adoro, mi ha dato 10 revitalizzanti massimi, l'adoro già questa insegnante. Mi hanno detto che per quest'anno il programma è stato fissato e non possono darmi delle lezioni. Quindi dovrò rimanere in infermeria ancora per un po'. Passa a trovarmi. No, ok. Però il giorno in cui potrò finalmente stare dietro una cattedra di questa scuola è vicino. E quando arriverà potrò finalmente insegnare a tutti come prendersi cura della propria salute. Spero ovviamente che ci sarai anche tu tra i miei studenti. Ok. Allora, la mia curiosità, o meglio, le mie curiosità sono due. La prima, andare in presidenza dal signor Clave e vedere un po' se c'è più che altro. Ok. Vediamo cosa ci dice. Se dovesse avere dei problemi qui a scuola, non esiti a chiedere consiglio. Ah, boh. Mi si è incartato. Ok. Mentre se andiamo alla palestra, che penso di Duca al campo sportivo, secondo me dovrebbe esserci qualcosa qua. E infatti. Non ci crede, veramente Penny? Cioè io l'ho detto per scherzo nello scorso episodio. Ma? Spero che... Sorpreso, eh? Eccoti svelata la vera identità dell'arcicapo, nonché di Cassiopea. L'idea dell'operazione Stardust mi è venuta dopo averti visto sbaragliare le reclute davanti alla scuola. Con le mie capacità, far sbucare dal nulla fiumi di CL è un gioco da ragazzi. Ho quindi pensato che, offrendoti come ricompensa, avresti accettato di collaborare. Poi ti ho tenuto d'occhio fingendomi parte della squadra di fornimenti. Tutte le tue fatiche sono servite ad arrivare fino a qui. Se mi sconfiggi, il Team Star avrà chiuso definitivamente. Ma allo stesso tempo, una parte di me vuole che il Team Star continui a esistere. Quindi, non mi farò battere tanto facilmente. Siamo a resa dei conti, sei pronto? Dai, siamo pronti. Ti ringrazio. Sfiguri. Scusate l'attesa, la lettera di scuse per la professoressa T, ma voglio dire, i preparativi mi hanno portato via più tempo del previsto. Dalla voce deduco tu sia Garof. Pen, anzi, dovrei dire Cassiopea. Proprio così, avrei un compito da assegnare anche a te, Garof. Voglio che tu riprenda ciò che sta per succedere. Userò poi il video per comunicare a tutti i membri del team l'esito della lotta. Va bene, ricevuto. Io spero ovviamente che non siano a livello alto. Io sono l'arcicapo del Team Star Cassiopea. O meglio ancora, Penny! Inchinati di fronte alla potenza e fondatrice del Team Star. Che poi che senso ha se vuole sciogliere il Team Star? A aver reclutato noi per scioglierlo. Umbreon. Cavolo, dovevo avere Haunter allora. Ma vediamo se siamo super efficaci in qualcosa contro di lui. Allora, quanti Pokémon ha? Dimmi che ne hai 3. Ne ha 6, perfetto. Usiamo Zuffa. Va bene finché... Ecco, come l'ho detto. Ottimo. Allora, basta che non ci one shot, eh. Quasi uso Fossa. So che non è super efficace, ma se riesco a usare... no. Una cavolata. Vai Pawmot. Ah boh. Cioè non gli ho tolto niente. Letteralmente.
Mi sa che sarà una bella rottura qua. Proviamo così. Bravo. Almeno uno riusciamo a toglierlo. Ok. Ecco perché ci è andato 10 revitalizzanti massimi. Ah, fuori uno. Flareon. Ok. Quindi ci serve Quackaball. Cos'è? Ne ha uno per tipo? Se fosse così sarebbe perfetto perché anche noi ne abbiamo uno per tipo, se non sbaglio. Ok. Allora. Flareon dovrebbe essere quello di tipo fuoco, infatti. Sì, però a livello 62. Vai Quackaball, bravissimo. Mamma mia. Ma che potenza che ha Quackaball col suo balletto, guarda. Mia, ma cosa c'ha? Tutte le evoluzioni di Eevee? Il tipo elettro come cavolo lo combattiamo? Allora, cambia Pokémon. Forse tipo drago potrebbe. No, non credo. Provo. No, cavolo, ho fatto una cavolata. Cavolo, ho lasciato. Devo toglierlo qua, cavolo. Prima una zuffa, poi di sicuro ce l'ho one shotta. Non l'ha usato, ottimo, bravo Quackaball. Quanto gli fai? Va benissimo, bravissimo Quackaball. Tutti i miei Pokémon tra l'altro stanno imparando Zuffa così a caso. Comunque abbiamo capito che ha tutte le evoluzioni di Eevee. Ah, è vero, c'ha lo Zenith di Eevee. Cambia, mettiamo Talon. Allora, vediamo un po' che livello, saranno tutti da 62? Magari come ultimo Pokémon c'è proprio Eevee. Leafeon dovrebbe essere quello di tipo erba, se non sbaglio, infatti. Qualcuno non sono ancora riuscito a trovare. Vai, e tanto non gli facciamo niente. Vado, attacco rapido, quanto tempo non lo devo utilizzare? Ottimo. Va benissimo. Madonna, ma non gli togliamo niente, raga, è assurda sta cosa. Talon, ci serve che impari qualcosa di più forte. Vai. Ancora questi occhioni teneri. Ok. Allora, va bene. Ne ha ancora due, se non sbaglio. Ma non solo stabilità. Ok. Allora, di velocità l'abbiamo aumentata. Su quello non c'è dubbio. Allora, fammi provare un aero assalto. Ciononostante. Ah, perché ho usato attacco rapido. Ok. Ora metterà quello di tipo ghiaccio. Quindi devo tenere Talon. Allora, vediamo un po'. Infatti, Vaporeon. Gli diamo una bella scongelatina. Salve. Ah, però di tipo ghiaccio. Ho detto una cavolata. Non gli facciamo niente, raga, qua. Ci provo. Devo usare Powmox. No, è assurdo. Allora, devo aspettare però amico che mi atterri Talonflame. Perché se cambio siamo svantaggiati. Quindi io nel mentre vado avanti di aeroassalto. Vediamo quanto ci toglie. Boh, a posto, ha fatto veloce. Allora, se riesco a usare. Ah, però lo dovrei curare. Ok, facciamo una cosa sensata. Quackaball. Che posso anche usare Zuffa di Quackaball direttamente. Madonna, li one shot a tutti quasi. Va bene. Bravissimo Quackaball. Allora, usiamo Etere Lama. Giusto per non usare. Ancora. Questi occhioni teneri. Vai, va. Ok. È il sesto, secondo me. Il sesto, secondo me, è Eevee. A questo punto, allo stato normale. Ah, guarda, Nevolino, che continua a salire. Ah, Sylveon! Prova a tenere Quackaball. Uno stile di lotta impeccabile. Ora capisco come hai fatto a battere tutti i capibanda.
Allora, Sylveon è infatti, ok, questo qua, che tra l'altro se non sbaglio l'ho anche catturato, però non so che cosa abbia effetto, 120 questo, vai proviamo Mega Calcio, vediamo. No, no, perché te la cristallizza anche lei? Dimmi che attacchiamo prima noi, per favore. Vediamo un po'. Bravo. Ah, non abbiamo fatto niente. Questo non era preventivata come cosa ancora. Addirittura. Sembra un po' eccessivo. Ehi, la madò. Allora. Io giocherei un attimo di riserva, non si sa mai. Allora, carissimo Hunter. Sperando di attaccare tra i primi, ma io nel dubbio, guarda, ci metto anche la terra cristallizzazione, basta che mi usi questa abilità, perché sennò qua non voglio rischiare, eh. Allora, andiamo con il nostro fantasmino. Guarda che bello fantasmino lì. Allora, riusciamo ad attaccare prima noi? Non mi dispiacerebbe, eh. Dimmi di sì. Vai. Bravo Hunter, a posto. Easy. Va bene, va bene, va bene. Hai fatto il tuo, non ti preoccupare, ora ci pensiamo noi. Allora, io ho usato la maledizione di Hunter su quel Pokémon lì, su Sylveon. Però io ora metterei anche Nevolino senza aspettare grosse cose. Quindi Nevolino, te la senti? Vai, vai, andiamo con Nevolino, tranquilli. E lo dovremmo one shotare perché Nevolino ormai è buggatissimo. Vediamo un po'. Cioè guarda, è proprio congelato. A posto, abbiamo vinto. Let's go. L'effetto dovrebbe avere effetto l'abilità di Hunter. Dovremmo aver vinto così. Sì, no, per precauzione avevamo già utilizzato quella perché non si sa mai. Queste cose qua meglio andare a colpo sicuro. E let's go. Abbiamo sconfitto anche l'arcicapo. Si è arrabbiata. È finita. Hai vinto 15.000. Vediamo un po' che cosa ci dice. È finita, ragazzi. Un anno e qualche mese prima. Ah no. Pensavo fosse come il Team Star. È ora di chiudere questa storia. Chiudere? Non avrei sul serio intenzione di sciogliere il Team Star. Ci siamo fatti prendere troppo la mano con l'operazione Star. Beh, abbiamo radunato tutti quei bulletti nel cortile della scuola. Non siamo certo passati inosservati. Però, in fin dei conti, non ci sono state né Zuff né altro, no? Ci limitammo a dichiarare la nostra ferma disposizione a lottare se le vili angherie non fossero immantinente cessate. Non fossero immantinente cessate, ok? Non una goccia di sangue macchiò la nostra vittoria. Beh, del resto i bulli hanno chiesto perdono in lacrime ancora prima di lottare. Forse se la sono fatta sotto al solo vederci. Vero, ma poi se la sono data tutti a gambe levate causando un gran scalpore. La situazione ci è sfuggita di mano, non c'è speranza che la passiamo liscia. Già, pensandoci bene la situazione non è delle migliori. Penserò io a sistemare tutto. Ehi, che vuoi dire? Ho creato io il Team Star e sempre io vi ho coinvolti. Per questo sarò io a prendermi la responsabilità di tutto. Arcicapo, i bulli sono una cosa del passato ormai, è ora che torniate a scuola. E tu che farai? Io non posso tornare. E perché mai? Non hai più motivo di chiuderti in casa, no? L'unica cosa che posso fare è ringraziarvi. Grazie per essere stati così gentili con me, pur non essendoci mai incontrati di persona. Un momento, Arcicapo, sembra quasi che tu ci stia dicendo addio. Il dovere mi chiama. C'è qualcosa che non può dirci? Insomma, arcicapo. Addio e grazie di tutto. Ma no. Cioè, non sono nemmeno chi è, quindi. Grazie, J. Fabri, Garof. Sono contento di aver visto la conclusione di questa storia. Per me e il Team Star ormai è la fi...
Attenda un attimo. Cioè, aspetta un secondo. Volevo chiarire una cosa. Cosa? Perché tu che sei l'arcicapo hai pianificato l'operazione Stardust? Perché ho chiesto al team di sciogliersi, ma nessuno mi ha ascoltata. Perché non gliel'hai ordinato? Si chiede, ma non si ordina. È una regola del team. Regole? Quindi anche i capibanda tenevano le regole. È per questo che ho pensato di sfruttarle per far sciogliere il team. Vuoi dire che se fosse stato previsto dalle regole avrebbero abbandonato? Sì, secondo le regole dovevano lottare. E da questo viene l'operazione Stardust. Cassiopea, c'è un'ultima cosa che voglio chiederti. Il team Star, anzi, i tuoi compagni team, cosa sono per te? Loro sono... il mio tesoro più prezioso. Splendido, ritengo di aver compreso appieno la situazione, cara Penny. Eh? C'è una questione che vorrei discutere con lei, mia giovane Penny. Perché mi dà del lei? Che ti prende? Mi metti ansia. Ma certo, prima è opportuno rivelare la mia vera identità. Yeah! Preside? Così come Cassiopea era in realtà Penny, Garof era in realtà Clavel. Ma perché? Per poter parlare da pari a pari con i membri del Team Star. Ho pensato che se gli studenti non si confidano con i propri insegnanti, tanto meno l'avrebbero fatto con il loro preside. E per questo si è travestito? Poi non capisco la scelta della parrucca. Bene, direi che potete uscire allo scoperto ora. Chi? Ah, ci sono tutti quelli del Team Star? Eh? Ci si rivede, arcicapo. Romy. In realtà non ci si è mai visti prima. Non sapevamo neanche il tuo vero nome. Prunetta. Contemplare il volto dell'arcicapo per la prima volta è un immenso privilegio per le mie pupille. Enzo. Quindi il tuo vero nome è Penny, giusto? Come te la sei passata? Ok. Orti. Finalmente ci incontriamo. Ero molto preoccupata per te. Nespi. Ok, 3, 2, 1. Astra la vista! Dunque, giovane Penny e giovani capibanda, mi rivolgo al Team Star in qualità di rappresentante dell'intera Accademia. Vi porgo le mie più sentite scuse. Eh? Come preside dell'Accademia considero questo uno dei più gravi errori della mia vita. Eh? Ho saputo i motivi della creazione del Team Star e del comportamento di voi capibanda. L'Accademia, priva di bullismo che ho visto dopo aver accettato il mio incarico, era il premio conquistato dalla vostra tristezza, dalla vostra rabbia e dal vostro coraggio. Vengo subito alle conclusioni. L'ordine di scioglimento del Team Star, nonché l'invito ai suoi membri a lasciare la scuola, sono revocati con effetto immediato. Cioè, vuol dire che... Ebbene sì, lo scioglimento del Team Star non è più necessario. Sì, Penny, hai visto? D'ora in poi possiamo stare sempre insieme! Mai giunse alle mie orecchie notizia più gaudiosa. Però io vi ho traditi. L'operazione Stardust, dici? Ce ne ha parlato il preside Clavel. L'hai fatto perché eri preoccupato per noi, no? Restando nel team rischiavamo di venire buttate fuori dalla scuola. Già, mica ci saremmo sciolti solo perché ce lo diceva qualcuno, non è da noi. Possiamo soltanto immaginare la profondità del tuo affetto per noi, nobile Penny. Ci dispiace di averti dato dei pensieri, non serve più che ti preoccupi per noi. Ah, però... Permettetemi di continuare. Ritirerò l'ordine di scioglimento del Team Star come vi ho accennato. Tuttavia, il Team Star è responsabile di una lunga serie di malefatte. Continue assenze ingiustificate, alterazione agli uniformi della scuola, sottrazione immobile di proprietà dell'Accademia, alterazione ai Pokémon cavalcatura e organizzazione di corse. Eccetera, eccetera, eccetera. Simili infrazioni al regolamento studentesco non possono essere ignorate.
Pertanto, la vostra punizione sarà svolgere attività di volontariato. Volontariato? Sì, vorrei affidare al Team Star la gestione del CAS. CAS per cosa sta? Centro Allenamento Star. È un nuovo gruppo di strutture dedicate alla preparazione degli allenatori, istituito dalla nostra Accademia e dalla Lega Pokémon. L'idea mi è venuta osservando le incursioni di Jay Fabri nelle vostre basi. Le strategie di lotta e le basi del Team Star sono uniche ed esprimono grande creatività. Perciò le basi resteranno come strutture per gli allenamenti e il Team Star proseguirà la sua attività come staff del CAS. Da parte mia è tutto, ci sono domande? Sembra divertente, ci guadagneremmo tutti, però... So che detto da noi ti sembrerà strano, ma proviamoci insieme, Penny! Precisamente, noi da Penny vorremmo che ti unissi a noi. Andremo anche a scuola insieme, se succede qualcosa ti difendiamo noi. Ne abbiamo parlato fra di noi e pensiamo che non sarebbe male andare a scuola continuando a far parte del Team Star. Non ti va? Ragazzi... Jay Fabri, tu cosa ne pensi? È una buona idea, assolutamente. Non è necessario che decida subito, rifletta pure con tutta la calma che le serve. Per il momento limitiamoci a sciogliere non il team ma l'assemblea odierna. Giovane Jay Fabri, più tardi potrebbe gentilmente passare in presidenza? Quindi abbiamo finalmente scoperto chi è Cassiopea, tutte le cose per quanto riguarda il Team Star. E devo dire che questa, allora, come ben sapete, la storyline è suddivisa in tre parti. Il Team Star, la storyline delle palestre e la storyline delle spezie. Quella delle spezie è in sospeso, ovvero dobbiamo arrivare nell'area zero ancora. Cioè è conclusa la prima parte, ma la seconda parte penso sia nell'area zero. Infatti abbiamo Pepe che ci aspetta per affrontarci. Le palestre dobbiamo affrontare la Lega Pokémon e... il Team Star abbiamo scoperto ora che Penny in realtà è Cassiopea e devo dire che è molto molto bella questa storia qua. Fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate, secondo me è stata una bella storia gestita molto bene. Eccola mio caro Jay Fabri, l'ho convocata innanzitutto per ringraziarla dell'aiuto per la questione del Team Star. Senza di lei avrei finito per impartire ai membri del gruppo una punizione ingiusta. La ringrazio di cuore. Ok. Penny, prego entri pure. Permesso? Per il CAS ho deciso di lavorarci assieme agli altri. Splendido, la ringrazio per la collaborazione. Però io dovrei avere una punizione più pesante degli altri. Penso... intende per aver diretto l'operazione Stardust? No, non è per quello. Ho fatto una cosa veramente brutta. Veramente brutta? Ovvero? Cosa ho combinato? I CL che ho distribuito come compenso per l'operazione Stardust. Quelli sono stati... generati illegalmente creando il sistema di gestione dei CL della Lega. Mi dissocio. Ah, questo è grave. Tra l'altro non mi risulta che sia possibile creare i sistemi della Lega Pokémon. Bah, non è così difficile. Volevo dire, mi scusi. Temo che a questo punto la questione esuli dalle mie competenze. Dovrò consultarmi anche con Alisma, il supercapo della Lega Pokémon. Immaginavo. Mi scusi, Giovanni di Fabri, devo chiedere di lasciare l'ufficio ora. Ah, ci butta fuori così? Ma perché mi fa ritornare sempre qua? Fammi uscire, mi fa ritrovare sempre la stanzetta. Dov'è? Atrio. Allora ragazzuoli, innanzitutto scrivetemi qui sotto nei commenti se vi è piaciuta questa storyline per quanto riguarda il Team Star. Voi ve lo aspettavate che il Team Star, o meglio la prima parte, ma che cosa è successo? Vi immaginavate che il preside sarebbe... che il preside era Garof, che poi si spaccia per Cassiopea. Quanti di voi hanno creduto che poteva essere veramente Cassiopea? E quanti si aspettavano che Penny in realtà era Cassiopea? Jay Fabri? Cassiopea? No dai, ormai sai chi sono. Vieni davanti alla scalinata della scuola dove ci siamo incontrati per la prima volta. Devo parlarti di una cosa, ti aspetto. Allora, dirigiamoci subito, tanto abbiamo il turbo. So che questo episodio oggi durerà un pochino di più, però secondo me ne vale la pena. Perché non mi andava di spezzettare la cosa così. Eccoci. Perché potevo spezzettarlo dopo l'incontro col preside, ma ho preferito lasciare tutto in un unico episodio. Vediamo un po' che cosa ci vuol dire. Astra la vista. Questo saluto l'abbiamo pensato noi sei membri fondatori del team. È così brutto che fa il giro e diventa bello. Ok. Per la questione dei CL generati legalmente pensavo che per me sarebbe finita male. Invece mi hanno perdonata senza problemi. Quindi com'è finita? Mi hanno detto che posso ripagarli facendo volontariato come ingegnere alla Lega Pokémon. E mi hanno chiesto di tornare dopo il diploma.
Il preside e quella tizia, Alisma, mi hanno fatto molti complimenti. Mi hanno detto che ho tipo un talento straordinario. Scusami per averti chiamato, non sono molto bravo a parlare faccia a faccia con le persone. Non mi vengono mai le parole. Comunque, grazie mille. Per merito tuo, il team star e i miei amici sono fuori dai guai. Non so come ringraziarti, quindi ecco. Drago Bolide. Ok. Il Pokémon attacca con meteore che cadono dal cielo, ma il contraccolpo riduce di molto il suo attacco speciale. Ok, sarà fortissimo allora. Tu potresti farne buon uso, penso. E poi... sono in debito con te e vorrei sdebitarmi. Dimmi cosa posso fare. Le mie specialità sono i macchinari, l'hacking, cose così. La prossima volta sarò io ad aiutarti quando sarai in difficoltà, Joy Fabri. Allora, ciao. Astra la vista. Il viale della polvere di stelle completato. Io spero vivamente che questa storia vi sia piaciuta e ovviamente che vi sia piaciuto anche l'episodio. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate sì della storia anche dell'episodio. Mi raccomando, se ancora non avete fatto, vi lascio un bel pollicione in su, quindi un bel like, iscrizione al canale e campanellina attiva. Noi ci becchiamo in un prossimo video, probabilmente nella prossima... Ma cosa sta... come sta scendendo quel? Ma che... sono buggatissimi. Comunque sia, noi ci becchiamo probabilmente in un prossimo episodio o in una prossima live. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!